Ciao a tutti amici, bentornati sul canale di Kertostar. Oggi siamo qui, tornati su Fire Emblem Warriors con l'episodio 3.5. Vi chiedete perché 3.5? Semplice, l'episodio 3 l'ho già registrato, come potete vedere dal fatto che ho completato il capitolo 5 e siamo in modalità libera. Ma OBS ha deciso che l'audio di gioco non gli piaceva e quindi non me l'ha tenuto. Ma a parte questo, siamo pronti? Andiamo! Voi per la prima volta, me per la seconda, forse 45esima, ma questo è un dettaglio. Nel capitolo 5. We've almost reached the dragon's table. I wonder what Valadar is planning. Me too. I guess we'll find out when we get there. Right, Robin? Robin, are you okay? Yeah. Something's wrong. What's the matter? I just haven't been able to sleep well lately. My head. You don't look well at all. You probably need rest. You're right. I should probably sit out the next battle. You're in no shape to protect yourself. I'll stay back and keep an eye on you. Thanks, Crom. We won't have to worry with Crom watching over you. You can leave the dragon's table to us. Actually, I've got something that needs my attention. What? You aren't going to fight with us? I'm sorry. I'll catch up with you later. Very well. Come on, everyone. Prepare yourselves for the battle ahead. Eccoci qui, gente. Siamo finalmente sul campo di battaglia. Dobbiamo dare ordini alle nostre unità. Yes, sir. E dire che... Yes, sir. 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 Metteremo il nostro buon Federico qui e la nostra Cordelia qua sopra. Anche perché io, seguendo i passi della storia, non utilizzerò Crom, non utilizzerò Darren, non utilizzerò Marf. Mamma mia, io veramente vorrei farvi vedere tutte le liste, delle clip che ho registrato più e più volte dell'inizio di questo episodio, tipo l'avrei registrato penso 7-8 volte. Walls are impenetrable as long as the dark barrier stands. Ma che arcana da distruggere? Va bene, ci la possiamo fare. Deve essere generata da qualcuno? Sai, a Ciccio Franco che la sta generando. Dov'è? Dobbiamo trovarlo. Dove, aspettate. No, ho sbagliato. Allora. Sappiate che è passato un pochettino di tempo dall'ultima volta che ho registrato un episodio di questa serie, quindi scusate se ho i comandi un pochettino fuori posto nella testa. Vai, Rowan! Che dobbiamo accoppare? Guarda porta! Vai! Super attacco! E let's go! Allora, mo! Andiamo di andare con lui! Spatapam. Perfetto. Allora, mandiamo Frederick da questa parte. Dobbiamo occupare il mago. Lissa è qui, perfetto. Adesso andiamo da lei. Poi mandiamo Rowan a proteggere il sacerdote. E te, visto che puoi andarci, ti mandiamo qui all'altare sud. All'altare. Vamo all'altare. Mamma mia. Perfetto. Allora, lui ne abbiamo sistemati. Adesso torniamo dal buon Rowan. Attiviamo il Bankai. E con il Bankai vediamo di fare un bel po' di disastro. Attenzione, Heihatsu sta calando. Dobbiamo utilizzare il Bankai tutto, no! E niente. Un secchio di Bankai, guardate!
Se secchialo col bancai è utilissimo. Piglialo. Ok, allora qua di che invece di utilizzare un attacco potente. E questo me lo cedo, lo eliminiamo subito di torno. E dritti dritti al pre. Ma sei ancora vivo! Detto che devi andare in pensione, capito? Salve. Lei è l'arciere, mi scusi, ma qua non vogliamo proiettili vaganti, quindi veda di togliersi di mezzo. E vada via. Ottimo, 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 ottimo. Row one. Fate fare una passeggiata. Cordelia lì. Frederick, vai al presidio. Mi piace che ha risposto I'll go proprio da buon Frederick. Sì, lo schianto a terra perché dovevi farlo su di lui in realtà. Allora, dammi un secondo. Accoppo questo mio armidone un attimo e arrivo subito da Darren. Rowan è troppo distante. Allora, no. No, sì. Perfetto. Arrivo, arrivo. Darren, torna in te. Non ti hanno pagato abbastanza per stare con lui. Torna tra noi. Capitano del presidio è ancora. Schiva. Non abbiamo schivato. Perfetto. Ok. Il presidio è tornato a nostro, ma Darken sembra ancora di fare un'altra squadra. Guardate, guardate. Opla, uno schiaffone. Beh, capite perché Cannavacciuolo molla gli schiaffoni sulle spalle? Per questo, perché almeno la gente torna in sé. Ma te servivi 10 minuti fa, non adesso, perché io l'ho sconfitto di già. Che cosa ti blocchi nella po... Ma sei stanca. Scusami, sei un po' intontita, la maschera non ti permette di vedere le porte. Allora, Lissa, torna qui che Crom ha ancora bisogno di protezione. Frederick, che minchia ci fai lì? Vai via subito! Te, Rowan, invece, vai al presidio, che noi pensiamo qui ai maghi. Senti, vai di attacco potente. Vai. Perfetto, l'attacco caricato. Guardate come volano i Mirmidoni quando i Pegasi li colpiscono. Opla. Visto? Il Mirmidone è scomparso. Perché? Perché mi ha dimenticato la spada ancora. Torniamo con Rowan, che ha deciso di sferrare un attacco potente. Siete fortunati che non ho il bankai. Perfetto. E questo è nostro. Perfetto, allora Rowan, vattene, che ne so, su di qua. Adesso abbiamo bisogno di Frederick, che vada a prenderci la chiave, perché anche a lui piace Capahertz e vuole ascoltare quel nuovo pezzo. No holding back now. Excellent.
Mamma mia, è incredibile come Predator se ne sbatta altamente del vantaggio arma, perché ha un attacco che è devastante. Guardate all'angolino! All'angolino del ring, signori! L'ha sconfitto! Frederick, campione del wrestling! Che Valdar! Sai che non tutti i Bankai sono di spada? Giusto? You cannot undo what is already done. I will send you to Jesus! Bello tosto Valdar stavolta. Altra volta mi sembra che l'avessimo sconfitto. E attacco caricato. Mamma mia. Vai Frederick. Attacco potente. Vai. Andiamo di attacco potente che sennò qua. Minchia, sei stato più tosto. Sì che è stato il destino. Il destino di un Bankai Frederick. Robin is back to normal and we beat the enemy general. Looks like a victory. Non solo, abbiamo sbloccato il nuovo potere. Seal this altar so it can never be used for this ceremony again. Victory. Thanks to you all, we stopped the ceremony in time. And if that's the case, I won't be needing this mask anymore. No, chi l'avrebbe mai detto? In truth, my name is Lucina. I hail from the same world as Crom. Well, I guess our worlds are esatto. Exactly the same. Non è che siamo proprio gli stessi, ma. Where we are from, the situation is rather dire. It's a grim future yet to unfold. You're from the future? Wait, but you said we. Who else came with you? Come non l'hai capito? The hero's origin unveiled at last. Hark! The blood of the virtuous few enriches my veins as well. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Well, blood that I share with another. A gentle soul set adrift on the... Let's get to the point. Okay. Oh, man. Long story short, Liz is gonna be my mom. Nani? That's right, mother. I'm your loving son from a far-flung future. Chi l'avrebbe mai detto? Ha solamente il suo stesso colore di capelli nello stesso modo in cui Lucina ha quello di Crom, no? No, stop right there, Owen. No secrets, because I believe you. But mother, you need to know in your soul that I'm your flesh and blood. Lucina. Esatto, l'occhio sinistro, ricordiamo. You bear the brand. Could it be? Hello, father. No, povera Lucina. Capisco che non lo vedeva tipo da 10 anni, ma. Better, Lucina? Yes, father. Father. Should I call you something else? No, it's just strange to my ear. No, io in Fire Emblem Awakening l'ho sentito così tante volte. Ciao, papà. Per ogni volta scende un po' una lacrimuccia. They reported a fierce battle between two armies we've never seen before. Could they be people who came through the portals like we did? If that's the case, then there could be a hero from another world with them too. Hold on. We could get pulled into their war if we do this wrong. A power above must favor our quest. The solution has revealed itself. What solution do you mean, Owain? What are you saying? Owain, speak plainly. Maybe we split up and approach both sides at the same time? If we split our forces and a battle breaks out, we would be in serious trouble. But a smaller force would be able to move about unnoticed. Time is critical.
Let's take the risk and split into two groups. Ecco fatto. Finalmente il capitolo 5 è completo. Comunque, in questa mappa avremmo dovuto ottenere questo bellissimo coso che si chiama Sigillo Supremo. Andiamo su stemmi speciali. Potremmo utilizzare il Sigillo Supremo su un'unità di livello 15 o più per portarla a una classe avanzata. Mamma mia, mamma mia. Io non vedo l'ora, quindi. Quindi. Goodbye. Eccoci qui nella mappa, nella prima mappa della modalità speciale, nella modalità epica. Come potete vedere, quel Pegaso non si muove perché è una mappa che avevo registrato nell'episodio 3. E quindi vi avevo già fatto uno spiegone che adesso farò in modo un pochettino più sintetico perché penso sia più bello così. Modalità epica. Una modalità in cui ci sono tantissime mappe speciali, una lista veramente infinita di mappe. Ogni mappa contiene più missioni da poter fare. Ogni missione ha delle varie caratteristiche. Caratteristica comune, questa qui, essendo praticamente una modalità sfida, qui dovremmo completarla in modi particolari, nel senso dovremmo completarla velocemente, dovremmo completarla facendo quante più kill possibile, dovremmo completarla subendo meno danni possibili. Quindi io direi di provare a farci questo bellissimo soccorso alleato e let's go. Eccoci qui. Ci ha schierato delle unità un po' particolari, Ci ha schierato le unità speciali. Abbiamo il nostro amico Owen, il nostro spadaccino venuto dal futuro con i problemi alle mani che gli strabordano di potere e non riesce a contenerli. Niles, il nostro ottimo arciere dal mondo di Fire Emblem Fates. E poi abbiamo Tarja, la nostra maga un pochettino proprio appena invaghita di Darren, o Robin con base alla lingua. E poi Minerva, oh, la nostra bellissima cavaliere viverna, più pucciosa di lei, realmente ti accoppa, non esiste nessuno. E diciamo che lei ha una piccola particolarità, ecco, la sua è un'arma speciale, un'arma leggendaria, con 160 di base power, e quindi... Ma mi sto già dilungando troppo, sentite. Andiamo in battaglia. Let's go. Tenete conto che nel videogioco di Fire Emblem Awakening, se tipo fate tra i discorsi tra Tarja e Robin, che Robin sia maschio o femmina, comunque Tarja dice: ma sai che potrei cercare di fare qualche maledizione, che almeno tu guardi solamente solo me. E roba del genere, veramente è troppo da scomplicarsi da credere quel gioco. Esatto, come facevi a saperlo, mio caro nemico? Chi è? Cordelia! Ciao! Now, let's begin. Ah! Gari! I'll need to train harder. Altro che train harder, qui dovrei proprio metterti sotto allenamento ultra pesante. Guarda Owen quanto spacca i culi! Cioè, voglio dire, guardate Owen quanto fa la bua ai nemici. Family friendly che ci accoppa tutto il commenta che... Tornando a noi, il Bankai è finito, vediamo di scatenare quel potere che abbiamo nelle mani. C'erano persone che dicevano di avere i pugni nelle mani. Owen ha le spade di energia bianca ed energia nera nelle mani. Pensate un po' alla differenza. Allora, c'è una cosa. Andiamo con Tarja. Così almeno cambiamo un po' il gameplay e andiamo sui pugni. Guardate comunque che figata.
tipo gli effetti delle magie. Che figo. Tenendo conto che questo è un gioco che è uscito sia su 3DS sia su Switch nel 2018. Sì, 2000. Non ricordo più se 2017 o 2018. E comunque boh, a me piace un botto questo gioco, non vedo l'ora che quest'anno, il 24 giugno, mi è sembrato di leggere, 24 giugno 2022, e Fire Emblem Warriors 3 Hope. E proprio io non vedo l'ora di poterlo giocare, e nel caso di portarlo anche qui sul canale, perché veramente io su questo gioco qui ci ho passato le ore intere, ma proprio le ore intere. Owen proprio vuole andare dritto al punto, capito? Beh, allora. Ok, dopo questa affermazione bancai tutta la vita e guarda cosa faccio, neanche lo... proprio te lo sbatto in faccia al bancai. Tutto mammina. Nellis, visto che ti piace tanto di essere pronto, perché tu hai un mammina, guarda, tuo figliolo, eh? Non esiste il teabag, ma altrimenti penso che Owen lo farebbe. Ma esiste lo spin, guarda, guarda come ti spinno. Guarda, guarda, senza pallet, come su DBD ti spinno. Here it comes, Blazing Blade of Doom! Or even better, Secret Stone of Strike! No, I've got it! Metallo della luce dell'alba! Che bello questo personaggio. Then beware, the dread power of Owain Dark! Vero senza quali, rappresentante del sangue eletto degli eroi, che venne dal futuro per salvare i propri... Mamma mia, io amo questo personaggio. Oh, ho ottenuto anche una medaglia. Ovviamente... semplice. E effettivamente, avendo già sconfitto un'altra unità, adesso ho chiamato i maghi per la barriera magica. Andiamo nella piazza. Andiamo nel negozio di stemmi. Andiamo sul buon Owen. Direi di pomparlo un pochettino. Oh, penso di averci giusto preso un attimo la mano, ma direi che adesso siamo abbastanza a posto. Quindi vediamo di provarlo subito in battaglia, giusto questo potenziamento piccolino che ho fatto, e vediamo come risulta. Eccoci qui, il nostro Owen. Guardate un pochettino, mamma mia quanto sono resistenti questi mostri. Mazza, direi che l'abbiamo potenziato anche un bel po' noi Owen. Guardate un po' comunque i danni che adesso fa dopo quei 2-3 potenziamenti che ho fatto. Mamma mia, è troppo divertente vedere. Ui, ma ha anche sbloccato nuove tecniche. E ma ha anche aumentato le barchette degli attacchi. Ma sembra che abbia cambiato anche tenuta da combattimento. Ok signori, questo è un meme time extra all'episodio che io vi sto facendo, in cui stiamo giocando con l'Owain quasi maxato della mia partita principale in una stage a tempo, giusto per farvi vedere un pochettino com'è il gioco quando ci si diverte a proprio prendere a legnate all'infinito i poveri cristiani che ti vengono incontro. E fun fact, per fare questa clip extra sto utilizzando la benedizione infernale che tipo porta da livello 1 a livello 150 i nemici nelle modalità stage a tempo, quindi quelli che state vedendo sono nemici di livello massimo che potete incontrare nel gioco, e noi li stiamo accoppando come se fossero delle lattine in mezzo alla strada.
Che poi mi piacerebbe una cosa, ditemi voi nei commenti se vi potrebbe interessare o no. Io vorrei fare ogni episodio un piccolo momento extra, appunto, che se uno vuole lo guarda, se no, se vuole vedere solo la storia lo può tranquillamente salvare, in cui noi facciamo tipo questa missione così con ogni personaggio in nella versione quella che io ho pompata nella mia partita. E comunque, boh, ditemi voi, se vi un'idea che vi potrebbe piacere, io vi metto qui e vi registro queste piccole parti extra in cui, appunto, ci facciamo o una stagia tempo, o una arena, o comunque un qualcosa giusto per far vedere un po' la potenza del personaggio in sé rispetto a alla potenza che ha nella partita nostra. Mi raccomando, se vi può piacere come idea, mettete mi piace e scrivetemi appunto nei commenti. Se vi può interessare la serie e volete vedere gli episodi nel momento stesso in cui possono uscire, è ovvio che dobbiate iscrivervi e magari anche attivare la campanellina, perché chi lo sa, potrebbe essere una cosa ottima. Da un Owain che sta continuando a mollare spadate in modo anche artistico e professionale in cerchio sui nemici, direi che potrebbe essere tutto. Noi, signori, ci becchiamo nel prossimo episodio di Fire Emblem Warriors, in cui spero che OBS faccia il bravo e non debba registrarlo 8 volte. 4 o 5. Signori, è stato un piacere sentirvi. Ciao. Sword hand is twitching!